Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Siamo con Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, un'istituzione molto antica, e forse lui ci può spiegare di che cosa si tratta e qual è il suo ruolo come presidente. Sì, attualmente Santo Padre già da un anno mi ha nominato presidente di questa istituzione nobile, antica, che è stata poi recentemente rifondata dopo la pubblicazione della Fides et Ratio. Interessante notare che quest'anno cadono i 25 anni della pubblicazione della Fides et Ratio, e con una lettera apostolica, Inter Munera Academiarum, venivano rifondati gli statuti della Pontificia Accademia Teologica insieme con la Pontificia Accademia di Filosofia San Tommaso. Dopo 25 anni Papa Francesco ha inteso rifondare ancora questi statuti per dare alla PAT, la chiamiamo così, la Pontificia Accademia di Teologia, una nuova mission, perché quella che aveva ricevuto 25 anni fa accentuava il tema soprattutto della ricerca scientifica, che come si sa si svolge all'interno delle istituzioni accademiche, delle università, dove i professori insegnano teologia ma fanno anche ricerca, pubblicano libri e così via dicendo. Certo. Ebbene, Papa Francesco, corrispondendo alle necessità dei nostri tempi, ha pensato bene di ampliare il raggio di azione della Pontificia Accademia di Teologia, pensando soprattutto a una teologia sapienziale che allinei ovviamente nella teologia scientifica, ma si faccia carico anche di una alta divulgazione scientifica, di una divulgazione anche popolare, perché le scoperte della scienza, no, sul sapere della fede, possono essere, come dire, fruite anche dal popolo e da tutti quanti, chi crede, anche chi non crede, e aiutino anche l'evangelizzazione e quindi la trasmissione della fede non solo all'interno delle parrocchie e delle diocesi, ma dentro la vita degli esseri umani. D'altra parte, Papa Francesco parla di una chiesa in uscita, di una chiesa in missione, quindi ritiene che anche la teologia debba essere in uscita e debba un po' dislocarsi rispetto alle istituzioni accademiche ed entrare nella vita della gente. Ecco, Monsignor Staglianò, Don Tonino. Don Tonino, sì, ecco, Don Tonino è meglio. Lei ha una lunga vicenda accademica, una preparazione di alto livello, ma anche grandi esperienze pastorali come vescovo, anche come parroco in precedenza, e poi è anche conosciuto per tante modalità espressive che lei utilizza per comunicare con la gente, con i fedeli e non solo. Ecco, che cosa si sente di sottolineare maggiormente nel suo percorso che adesso ha portato dentro questa Pontificia Accademia di Teologia? Sì, anzitutto l'intuizione iniziale del mio vescovo Monsignor Agostino, che aveva colto in me questa attitudine allo studio, alla riflessione speculativa e teorica, e ha voluto però che io restassi sempre, come dire, con i piedi per terra, quindi incarnato sul territorio. Mi ha mandato a studiare nei seminari di Milano, e quando poi finito gli studi con il dottorato di ricerca qui alla Gregoriana sono rientrato in diocesi, ha voluto che andassi viceparroco nella chiesa cattedrale, poi viceparroco in una grossa parrocchia di Crotone. Nel frattempo però insegnavo teologia all'Istituto Teologico Calabro, quindi sempre combinato la ricerca, lo studio, con l'incontro con la gente, con la cosiddetta pastorale di parrocchia. E prima di diventare vescovo nel 2009 sono stato per 10 anni parroco in una piccola parrocchia, e ho sempre lavorato all'interno della trasmissione della fede, catechistico, la mediazione culturale anche della fede. E questo mi ha permesso
perlomeno di non sbagliare nella ricerca scientifica, perché il rischio dei ricercatori puri è quello di abitare il mondo dei concetti, che sono, per quanto concetti di cose e di realtà, sono astrazioni, e quindi il rischio è quello di rinchiudersi davvero dentro le torri d'avorio delle istituzioni accademiche e perdere un po' il contatto con la gente. Ora, questo nuoce sicuramente alla teologia come scienza, perché la teologia ha una sua espressione scientifica, ma prima di essere costituita scienza non è che non c'era, era sapienza. Addirittura, veda, prima che con l'introduzione delle metafisiche e delle logiche aristoteliche, San Tommaso d'Aquino, proprio perché nascevano nelle città, le università, costituisse, ecco, l'idea della scienza teologica, la teologia non era nemmeno chiamata teologia. Anzi, questo termine veniva, come dire, aborrito. Era la Fa un vera po' paura filosofia, adesso. era la vera filosofia. No, era aborrito per il fatto che i teologi erano i filosofi, per esempio Aristotele era teologo, infatti nel dodicesimo capitolo della Metafisica parla del motore immobile, e teologi erano i ricercatori dell'Archè, i primi filosofi, Talete, Anassimena, Quindi è la Anassimandro, ricerca della vita Democrito, di ciò e che è più vero. quando appare il cristianesimo si impose, c'era la filosofia, il cristianesimo si impose come la vera filosofia, ecco, con Agostino. Piazza San Pietro, un luogo simbolo della cristianità, della fede, come la teologia si lega alla fede e al vissuto di ciascuno. Stavamo parlando della filosofia, della teologia nei primi secoli, che è sapienza. Adesso come vanno le cose? Adesso le cose vanno che purtroppo per questa chiusura, potremmo dire, della teologia come scienza dentro le istituzioni, si è perso un po' un nesso stretto che esiste tra teologia e vissuto ecclesiale. Pensiamo per esempio alla grande novità introdotta appunto dal Concilio Vaticano II. Con il Concilio Vaticano II la teologia si concepisce come forma critica, quindi consapevolezza critica dell'esperienza credente, del vissuto ecclesiale, perché che cos'è la teologia per definizione? Ci dicono che è la scienza di Dio, è la scienza della fede, però che cos'è poi la fede? La fede non è che io credo in una dottrina, la fede è che abitato dallo Spirito Santo, io vivo secondo l'insegnamento di Gesù. Già si può notare da queste due definizioni delle sottolineature, degli approfondimenti che hanno poi delle risultanze su come uno concepisce la teologia e la riflessione critica. Se la fede è adesione a delle dottrine, ecco che la teologia che serve la fede, perché logos del sapere della fede approfondisce giustamente le dottrine, istituisce il cosiddetto nexus mysteriorum, il nesso tra i misteri, il mistero dell'incarnazione, il nesso tra l'incarnazione e la risurrezione, e offre approfondimenti della dottrina. Se invece la fede è sicuramente, no, aderire intellettualmente a delle dottrine, ma è appunto la potenza dello Spirito Santo che abitandomi mi permette di obbedire al comandamento di Gesù, che è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco che l'approccio della teologia alla fede non è che smette di essere dottrinale, ma acquisisce una tonalità profondamente sapienziale, che lega la riflessione teologica al vissuto ecclesiale e fa della teologia un elemento fondamentale per la maturazione concreta della fede.
se lei mi dovesse fare una domanda, che è così, anticipo, perché si studia teologia? Attualmente noi diremmo si studia teologia perché uno deve sapere criticamente la fede, chi diventa prete, seminarista, adesso che ci sono insegnanti di religione cattolica, bisogna dotare questi insegnanti del sapere teologico, perché a scuola non si fa catechismo, non si annuncia il kerygma, ma si media culturalmente la fede. Quindi vedi, la teologia si studierebbe per fare qualche cosa, magari anche, che so, uno vuole diventare diacono. Per trovare un posto quasi. Per trovare un posto di cose da fare, no? È un po' come accade, che so, uno studia giurisprudenza per fare l'avvocato. Ecco, invece, alla domanda perché si studia teologia, la risposta esatta è si studia teologia, quindi si approfondisce, no, la propria fede teologicamente, perché la fede diventi adulta, per maturare nella fede. Quindi l'affondo teologico, cioè quindi la riflessione teologica, non è per alcuni, è per tutti quelli che vogliono credere in una maniera adulta, almeno cattolicamente. E qui faccio appello a Sant'Agostino, che diceva fides nisi cogitatur nulla est. Attenzione, nulla est. La fede che non si pensa è nulla, poiché la fede è il vissuto ecclesiale, no? È il vissuto ecclesiale. Ecco perché nella Fides et Ratio, che abbiamo citato, di San Giovanni Paolo II, c'è un grande ammonimento per i cattolici del XXI secolo, per noi. San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio dice: cattolici del terzo millennio, usate la testa, cioè pensate la fede, perché se non pensate la fede, la vostra fede, quindi il vissuto ecclesiale, la vostra esperienza di fede, rischia di scadere in magia e superstizione. Quindi l'intelligenza della fede, che è intelligenza teologica, è in funzione a servizio della maturazione della fede del credente. E faccio un solo esempio, no? Faccio un solo esempio. Noi diciamo di credere e quindi diciamo di aver fede, e di fatto ce l'abbiamo la fede. Penso a me, che vado in chiesa ogni domenica, che prego e che faccio le cose che fa un buon credente cattolico. C'è un dato strano però che accade. Partecipo all'Eucarestia e non riesco a istituire nessun nesso tra la mia partecipazione all'Eucarestia e l'opera della carità corporale e spirituale. Dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti il nudo, vai a trovare il disperato. È come se non entrasse nel concetto di fede, mentre per la fede cattolica, così dice la teologia, no? Ti aiuta a capire, se tu rifletti criticamente sulla tua fede, e fides quae per caritatem operatur, è la fede che opera attraverso la carità. Questo sintagma, cioè fides quae per caritatem operata, è tale che se tu gli togli che opera attraverso la carità, non è la fede. Non è più vera. Così fede. Come fides querens intellectum, se tu non cerchi l'intelligenza spirituale della tua fede, anche l'intelligenza critica, non è più la fede. Per cui l'ammonimento anche di San Pietro, date la ragione, date il logos, no, della vostra speranza. Se tu speri nella risurrezione corporea, no, dei morti, perché sai con San Paolo che niente e nessuno ti può separare dall'amore di Dio, nella persecuzione, nella fame, nella nudità, nella spada, nemmeno la morte, perché su queste cose siamo più che vincitori in virtù di Cristo che ha vinto la morte per noi, e non puoi non rendere ragione di questa speranza. E le ragioni che devi rendere sono ragioni, diciamo, estetiche, no? Se tu ti trovi in un mondo d'arte, no? Di cultura artistica, di cinematografia, con il linguaggio, sono ragioni anche teoretiche, critiche, se tu ti trovi a dialogare, per esempio, per chi non crede in Dio e ritiene che la morte sia annichilimento, annientamento, come Leopardi, dietro la siepe non c'è nulla. Nello Zimbaldone Leopardi dice: e io percepivo e considerava che intorno a me tutto è nulla, e io medesimo solo, solido nulla,
già nello Zimbaldone, parlando della morte, dice: sola nel mondo eterna, ove si volve ogni creata cosa, in te morte riposa nostra ignuda natura. Ebbene, noi non condividiamo la posizione di Leopardi, no? Noi abbiamo la speranza che la morte non sia annichilimento, ma sia trasformazione. Ma noi questo lo sappiamo perché crediamo in Gesù, no? Risorto dai morti. Ma chi non crede in Gesù risorto dai morti non è che non ha nulla a che fare con questo sapere della mia fede, perché il Vangelo di Gesù è destinato a tutti e quindi è destinato anche a chi non crede in Lui o chi crede diversamente da Lui. Allora noi dobbiamo abitare, no, ambienti, spazi, idee e anche vissuti, no, in cui possiamo dare testimonianza della nostra fede. In questo il suo progetto di Pop Theology penso che è un ponte, un dialogo per trovare nuove possibilità di parlare di Dio, quindi di fare teologia, di essere teologi, tutti lo possono essere forse, ce lo può dire lei, e farlo anche in contesti che sono un po' al limite. Lei è conosciuto per utilizzare spesso i testi di canzoni molto conosciute e poi rileggerle in un'ottica anche di comprensione del vissuto e quindi anche della fede. C'è un nesso in tutto questo? Pop Theology pone l'interrogativo di cos'è e rimanda sicuramente anche alla musica pop, no? Nel frattempo pop è appunto popolare, popular theology, però rimanda alla musica come linguaggio popolare. I giovani che non vengono più in chiesa, dove sono? Decine di migliaia. 40.000, 50.000, quando questi cantanti entrano negli stadi e annunciano, no, il loro concerto, 80.000 giovani, 100.000, dico, è una cosa impressionante. Se poi li vedi nell'atto in cui i giovani sono lì e il cantante canta, tu noti che tutti i giovani, tutti, cantano le canzoni, tutte le canzoni del cantante. Le conoscono bene. Conoscono bene le parole, talvolta sono testi molto difficili, elaborati e lunghi. Allora la domanda è: com'è che a scuola non riusciamo più a imparare l'infinito di Leopardi oppure 5 maggio di Manzoni? Invece questi testi dei rapper che sono lunghi, pieni di arzigogolati, eppure li conosciamo a memoria. Qui c'è un fenomeno umano che non ci può lasciare indifferenti, specialmente se questi giovani non vengono più in chiesa e hanno deciso di non entrarci più. Ecco che allora la Pop Theology nasce da questa intuizione. Come comunicare anche criticamente il sapere della fede a un mondo che si è allontanato, come quello dei giovani, dalle chiese e abita adesso la musica, non soltanto negli stadi, ma anche su Spotify e su tanti dispositivi. C'è una fruizione, cioè normalmente il giovane ascolta musica per ore durante la giornata. E allora l'idea è questa. Anzitutto, se voglio parlare a un giovane, devo entrare nel suo mondo, nel suo linguaggio. Il linguaggio giovanile oggi è quello della musica, della cinematografia, ma anche dell'arte in generale. Allora, la teologia perché deve abitare soltanto nella sua comunicazione, deve abitare soltanto il concetto della scienza? Può abitare anche i linguaggi, i registri linguistici dell'immaginazione e dell'arte, no? Si può comunicare il sapere della fede, ma più che comunicare il sapere anche proprio della fede nel dettaglio, perché alla fine il sapere della fede i giovani l'avrebbero dovuto acquisire al catechismo, no? Quindi c'è il kerygma, c'è il catechismo, con la famiglia. Il discorso della Pop Theology, che è un discorso assolutamente comunicativo, è quello di creare nei giovani una capacità di pensare teologicamente. Vorrei fare un esempio, no? Prendi il testo di una canzone che è molto criticata anche dai teologi
recentemente anche da alcuni vescovi, di Imagine di John Lennon, no? E dove papale papale è scritto: immagina che non ci sia il paradiso, immagina che non ci sia Dio. John Lennon dice: devi immaginare che non ci sia la religione. Perché? Perché solo senza il paradiso, senza Dio e senza la religione, noi potremmo forse costruire un mondo unito, un mondo pacificato, un mondo senza confini, no? Un mondo della fratellanza e dell'amicizia universale. Ora, non c'è chi non veda che questo testo è chiaramente ateologico. Cioè, è Mette ateo. Dio fuori E anche dal metti qui fuori in contesto gioco umano. Dio, la religione, è Tutto. tutto. E poi io mi domando, e vorrei appunto suscitare, no, la riflessione critica del giovane, ma la cosa a cui punta John Lennon è la stessa cosa su cui puntava Gesù, mi pare, il Vangelo, è la stessa cosa su cui punta Papa Francesco con la Fratelli Tutti, no? Con la Laudato Si. E allora com'è che Qualcosa. vogliamo tutti la stessa cosa? Però Lennon dice, allora lì per esempio, se tu leggi il testo, c'è una chiave d'accesso alla comprensione. Lennon non sta negando Dio, il paradiso e la religione. Lennon sta negando quel Dio, quel paradiso e quella religione per cui io dovrei uccidere e morire. Diciamo un uso distorto Ma della sì, religione e di Dio, perché a nothing volte to sì. kill or die for. Questo è nel centro, nel cuore del testo. Allora, io ho potuto dire, facendo gli auguri di Natale ai miei diocesani di Noto per ben 2 anni, ho potuto dire, no, che accogliamo il Verbo incarnato perché Gesù di Nazareth ci chiede di aborrire un Dio che pretenda da noi la violenza, di aborrire una religione che pretenda che io uccida l'altro, che sfrutti l'altro, che domini sull'altro, che crei cioè o condivida la creazione di questa struttura di peccato di cui San Giovanni Paolo II nella Sollecitudine dei Socialis parla e che è ripetuta anche da Papa Francesco in Fratelli Tutti, dove l'80% della popolazione mondiale vive di stenti, no? Cioè una religione, un Dio, un paradiso, come il Valhalla dei Vichinghi, che dovesse essere motivo per cui io mi armo e con violenza faccio strage degli altri. Perché se non ammazzo gli altri e non mi vendico, non entro in paradiso. Ma io direi che questo, con tutto il rispetto di John Lennon che l'ha detto l'altro ieri, l'ha detto Gesù 2000 anni fa. E questo che cos'è? E questa è teologia popolare. Perché è teologia? Perché vedi, tu prendi un testo, accogli un'apparenza concettuale, sembra che questo stia negando oddio, il paradiso. E in realtà sta negando ciò che Gesù di Nazareth ha negato. Perché Gesù di Nazareth, vorrei osservarlo, è morto in croce, sì, come si dice per i nostri peccati, sì, come si dice per salvarci. Ma qual è il motivo, chiamiamolo, storico di un fatto che è accaduto per cui Gesù di Nazareth è morto in croce? Il motivo storico del fatto che è accaduto è che Gesù ha bestemmiato. Il sommo sacerdote dice, stracciandosi le vesti, tu hai bestemmiato Dio perché ti sei fatto Dio. E come si è fatto Dio Gesù? Dicendo io sono Dio, l'avrebbero deriso. Dicendo io sono il figlio di Dio, tutti erano d'accordo perché Israele, chiunque di noi è figlio di Dio. Che ha detto Gesù? Per cui il sommo sacerdote si streccia le vesti e dice, ti sei fatto Dio. E beh, ha detto quello che Giovanni nel prologo ci dice, Dio nessuno l'ha visto, ma il figlio unigenito che è nel seno del padre è venuto a farcene la spiegazione, a rivelarlo.
E quindi Gesù ha detto al sommo sacerdote, adesso immagino io, no? Ma la mia immaginazione è legittima. Caro sommo sacerdote, guarda che io vengo da Dio, essendo nel seno di Dio da sempre, papà lo conosco. E io, dice Gesù, ti posso assicurare che l'Abba mio non ha mai fatto male a nessuno. Che l'Abba mio è onnipotente nell'amore, è così onnipotente nell'amore da essere radicalmente incapace di fare il male a chi che sia. Questo ha detto Gesù. E dici, ma come? Allora non li ha ammazzati tutti i figli primogeniti d'Egitto? Allora il diluvio non l'ha mandato lui a distruggere la terra? E questo è il problema anche nostro. È una comprensione E che questo è il deve problema. Allora, crescere. guardando il crocifisso di Gesù, io chiederei anche a te, eventualmente, che sei pure tu teologo, inevitabilmente, guardando il crocifisso di Gesù, tu puoi accettare l'immaginazione del Dio di Gesù che comanda Saul di Di andare a uccidere ammazzare qualcuno. dopo la sconfitta degli Amalecite? Uomini, donne e bambini, siccome Saul non lo fa, allora lo espelle da re e mette al suo posto Davide, il quale tra l'altro dimostra di essere, come dire, un grande sanguinario, perché quando Saul, prima che diventasse re, Davide, per sposare la figlia, gli chiede qualche centinaio di prepuzi dei Filistei, lui gliene porta In magari abbondanza. in sovrabbondanza, come a dire, no? Allora, noi questo problema ce l'abbiamo, perché se abbiamo detto, come d'altra parte Benedetto XVI nella sua lezione a Regensburg, a Ratisbona, ha sottolineato, agire con violenza è contro la natura dell'anima e di Dio, no? È contro la natura di Dio. E se queste affermazioni, che sono affermazioni del Magistero, sia pure sì, una lezione, ma Papa Francesco continua a dire agire in nome di Dio è satanico, allora comprendiamo che oggi, dopo il Concilio Vaticano II, noi cattolici, che pure nella nostra storia non è che non ne abbiamo combinate di cose, papi guerrieri che hanno comandato ad eserciti l'immolazione, anche giocando sul paradiso, come facevano i vichinghi con il Valhalla, ma dopo il Concilio Vaticano II, oggi, con un papa come questo che dice agire con violenza in nome di Dio è satanico, certe affermazioni fatte da cristiani su Dio e la violenza sono insopportabili, sono intollerabili. Io, per esempio, da cattolico, ma da cristiano, ho sentito intollerabile l'affermazione del patriarca Kirill che Giustificato. giustifica, ma non giustifica l'attacco russo all'Ucraina, ma dice che Gesù Cristo è dalla parte dei russi in una guerra santa contro gli Ucraini. Cioè, queste cose qui sono assurde nel cristianesimo, sono assurde nel Quindi cristianesimo. c'è uno spazio al discorso teologico come comprensione vera di ciò che è Dio per noi. Cioè, semplicemente sappiamo che le nostre mamme, le nostre famiglie sono alla ricerca di dare giustificazione a tante cose che accadono nelle giornate, tante sofferenze, magari anche qualche gioia che ogni tanto riempie il cuore. Si può rileggere tutto con la teologia, quindi con una fede pensata. Con una fede pensata, sì, perché se tu pensi la fede ti accorgi, per esempio, che anche certi modi di pregare non ha nulla a che fare con Gesù, ma l'operazione l'ha fatta Gesù stesso, no? Quando dice, guardate che dovete pregare nel mio nome. Se non pregate nel mio nome, ma il tuo nome com'è? Il tuo nome non è che io pronuncio Gesù, 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 come alcuni monaci fanno, no? Respirando Gesù. Il nome di Gesù è ciò che lui ha manifestato, la sua gloria, è la gloria del Padre, di un Dio solo e sempre amore. Per cui pregare nel nome di Gesù vuol dire, è stato detto un tempo, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico amate i vostri nemici. Se uno deve amare il suo nemico e non ammazzarlo, vuol dire che Gesù ha stabilito che tra Dio e la violenza non c'è nessun rapporto. Per cui se tu vai a pregare un Dio perché pensi che questo Dio, che so,
Se tu non lo preghi, oppure se tu sei cattivo, ti manda il terremoto, ti manda lo tsunami e quindi ti fa violenza, ti fa tanto male perché tu non sei stato buono. Da questo versante io non so se posso osare, però visto che siamo qui con la Basilica di San Pietro, dietro le spalle, non lo so quando recitiamo l'atto di dolore andandoci a confessare e diciamo atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E non so quali sono i castighi di Dio. Io ho fatto un esame per la mia vita, non è che non abbia fatto tanti peccati, però no, non mi sento di C'è aver l'amore che avvolge, ricevuto, c'è la no, non mi sento misericordia. di aver ricevuto castighi da Dio. Quali sarebbero i castighi di Dio? Io dico, perché peccando ho meritato tutti i castighi del mondo per il male che ho fatto, ma non i castighi tuoi, perché tu sei infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Cioè, questo Dio che castiga, tutti son d'accordo, perché la sapienza popolare, no, su questo non muove dal Vangelo. La sapienza popolare su questo muove appunto da dogmi, no? Della sapienza antica che non vengono purtroppo scalfiti dal Vangelo. Per esempio, il dogma: non cade foglia che Dio non voglia. Allora, se mi succede un incidente, questo è più che una foglia. Quindi è chiaro che no. E cioè, l'idea del destino greco, no? È assolutamente rimasto dentro la nostra mentalità, parlo perlomeno della mentalità del sud Italia che io conosco ovviamente per essere nato là. E allora la domanda seria è: dopo 2000 anni di cristianesimo, il racconto del Vangelo di Gesù, l'esperienza cristiana, lo Spirito Santo che come potenza dentro di noi apre i nostri occhi a vedere in Gesù il volto santo di Dio solo e sempre amore, questo Vangelo veramente si è inculturato, oppure non è riuscito a fare, come dice Benedetto XVI, quel taglio del sicomoro per portare fuori dalle nostre culture quel liquido velenoso che impedisce al frutto del sicomoro di Di maturare, essere ecco, buono. e di essere un frutto dolcissimo. Questa è la domanda che teologicamente poniamo alla cosiddetta pastorale della Chiesa e all'evangelizzazione ordinaria. Grazie Don Tonino, Monsignor Stagliano, per questo discorso profondo e allo stesso tempo vicino alle esigenze di tutti. Vi invito proprio a capire le parole di Don Tonino, di Monsignor Stagliano, in questa prospettiva di vivere la fede come qualcososa che Beh, è veramente incarnato. abbiamo fatto un po' di teologia sapienziale come la vuole Papa Francesco, no? Ecco, quindi Papa Francesco lei lo vede quasi ogni giorno, penso. Insomma, quando E scendo a lui è cena lo d'accordo con questi intravedo, discorsi, si ritrova. ma adesso io nel dettaglio credo di sì, anche perché io lo ascolto nelle cosiddette catechesi del mercoledì, anche nelle omelie, poi ho citato Certo. lui, non è che ce le stiamo inventando noi queste cose qua. Però Papa Francesco ha scritto Ad Theologiam Promovendam, che è una lettera apostolica in forma di motu proprio del 1 novembre scorso, con cui approva i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia. Quindi siamo partiti da là. La nuova mission della Pontificia Accademia di Teologia è questa di un colloquio sapienziale, di un colloquio teologico sapienziale. Perciò stiamo immaginando la creazione anche di cenacoli teologici dappertutto, non solo nelle parrocchie. Grazie, Monsignor Stagliano. Prego.